Ciao bambini, sono la maestra Valentina. Oggi ho preparato per voi una bella sorpresa. Vi racconterò una storia con un personaggio piccolo piccolo e molto simpatico che ho incontrato qui nei dintorni di casa mia. Sarà una storia divertente e credo, spero, appassionante. Intanto vi auguro buona visione e buon ascolto. Ad inizio primavera, una mamma rana depone le sue uova dentro uno stagno. Le uova sono tantissime e galleggiano tutte vicine vicine e strette strette come un grosso grappolo d'uva. La mamma le sorveglia e aspetta che si schiudano. Finalmente un giorno, dei piccoli girini tutti neri e con una bella coda lunga escono dal piccolo e morbido guscio. Era ora! Gino non ne poteva più di rimanere chiuso là dentro. Finalmente! È meraviglioso! Esclama eccitato e comincia subito a spostarsi agitando la codina. Gino impara a muoversi sempre più velocemente, agitando la coda come un timone. Lui sta crescendo forte e vivace. Sfreccia tra le piante acquatiche, mandando a pancia all'aria tutti gli altri girini. Com'è bella la vita nuotando nel piccolo stagno e quante cose si possono fare grazie alla coda. Si può giocare, nuotare, sfidare gli amici in una gara. Gino è felice e non immagina che un giorno tutto questo finirà. Una mattina, infatti, si sveglia tutto impaurito. Durante la notte due strane cose sono spuntate dal suo corpo. Sarà un brutto sogno? Corri, presto, sono ammalato! Stai benissimo, tranquillo, ti stanno solo spuntando le zampe. Stai diventando grande. Un giorno capirai quanto è utile avere delle zampe. Però lui non è tranquillo. E prima che si possa abituare, ecco che gliene spuntano altre due. Oh no! Piagnucola, Cos'altro mi capiterà? all'improvviso si rende conto che la sua bella coda si sta accorciando e urla: Mamma, sto diventando un mostro! niente di grave, Gino, dice la mamma. Perdere la coda è assolutamente normale, stai crescendo. Come farò senza coda? Protesta Gino. Io non voglio crescere. Tutti intorno cercano di rassicurarlo. Quando sarai grande non ne avrai più bisogno, con le zampe potrai saltare dove vorrai. Nessuno mi capisce, dice il piccolo girino e scoppia a piangere e a singhiozzare. E mentre lui è lì tutto disperato, sente parlare due rane adulte. Ah, com'è bello il mondo anche là fuori dallo stagno. Ci sono così tante cose interessanti da vedere e da imparare. Gino, incuriosito da quelle parole, capisce che forse le sue nuove zampe sono davvero preziose ed inizia ad immaginare di saltare qua e là in giro per il mondo ed esclama: Ciao mamma, vado a farmi una bella passeggiata. Allora bambini, vi è piaciuta la storia? Spero di sì. Io mi sto chiedendo, chissà dove è andato a finire Gino, perché una mattina quando sono scesa giù per controllare se stava bene e se era ancora lì, non l'ho più trovato. Dopo che erano spuntate le quattro zampette, ma chissà dove sarà andato a finire. Avrà fatto un bel salto? Avrà trovato la sua libertà? Sarà andato a fare un bel giro, una bella passeggiata come aveva detto? Io credo di sì. Provate voi ad usare la vostra fantasia e ad immaginare dove potrebbe essere andato. Nel frattempo io vi mando un bacione, un abbraccio stretto stretto e ci vediamo la prossima volta. Un bacio a tutti. Ciao bimbi!